Calcoliamo in modo semplificato la densità di un solido regolare. Immaginiamo che si tratti di un cilindretto di metallo, in particolare di alluminio. Per calcolare la densità, dobbiamo dividere la sua massa per il suo volume. E questa misura è una misura indiretta, perché non esiste uno strumento che ci dà direttamente il valore della densità di questo oggetto, di questo materiale. Per poter calcolare la densità dobbiamo ricorrere a una formula matematica, in questo caso una divisione. La massa la misuriamo in modo diretto con una bilancia, infatti mettiamo l'oggetto sopra la bilancia ci dà questo valore, che però è anche troppo preciso, come sappiamo. Quindi togliamo una cifra decimale e diamo il risultato della misura con un'approssimazione al decimo di grammo, quindi 49,6 grammi. Quindi 49,6 grammi con un'incertezza di un decimo di grammo, più o meno 0,1 grammi. E questa è la massa. Questo vuol dire che la massa, come tutte le misure, non è un valore esatto, o non esistono infatti misure esatte, ma esistono intervalli di misura. Noi pensiamo che il valore migliore sia 49,6, ma poi c'è questa incertezza per cui la massa di questo oggetto si trova in un intervallo tra 49,5 e 49,7 grammi. Graficamente l'incertezza di 0,1 grammi è rappresentato da metà dell'intervallo, 0,1 grammi in meno, 0,1 grammi in più. Il volume dell'oggetto lo misuriamo per immersione nell'acqua. Alla fine otteniamo questo valore, tra poco vediamo come l'abbiamo ottenuto. Ricordiamo che il volume si può misurare anche attraverso la formula del cilindro di metallo, cioè la formula del volume, che è area di base per altezza. La cosa migliore infatti sarebbe misurare il volume di questo cilindro di alluminio in tutti e due i modi, sia per immersione che con la formula geometrica del volume, ma qui, siccome facciamo un calcolo semplificato della densità, ci limitiamo a calcolare il volume del cilindro di alluminio soltanto per immersione, soltanto con il metodo dell'immersione in acqua. Vediamo quindi come viene fuori la misura che abbiamo detto. Prendiamo questo cilindro graduato che ha una sensibilità di un millilitro, cioè le tacchette sono distanziate tra loro un millilitro. Lo riempiamo d'acqua fino a un certo livello, per esempio 56 millilitri. In teoria dovremmo prendere un'incertezza di un millilitro, perché è la sensibilità del cilindro graduato di plastica, ma noi sappiamo che possiamo sempre dimezzare la sensibilità del cilindro graduato immaginando tra le tacchette delle tacchette intermedie che in realtà non esistono. Quindi dimezziamo la sensibilità a mezzo millilitro. Quindi questa è la misura del volume dell'acqua all'inizio, poi immergiamo il cilindro di metallo d'alluminio e si alza il livello dell'acqua, si alza fino a 73,5. Noi infatti siamo in grado di vedere questo mezzo millilitro anche se non c'è la tacca, perché le tacchette sono tra 73 e 74, però possiamo immaginare la tacca intermedia 73,5, più o meno 0,5 millilitri. Queste due misure sono due misure dirette, perché noi leggiamo direttamente il valore dei due livelli dell'acqua sulla scala del cilindro graduato. La differenza V2-V1, che è il volume del cilindro di alluminio, quindi il volume dell'oggetto, non è una misura diretta, perché di nuovo è ottenuta attraverso una formula matematica, una sottrazione in questo caso. Questa sottrazione porta al risultato 17,5 millilitri, basta fare 73,5 meno 56,0. Però anche questa misura non può essere una misura esatta, in fisica non esistono misure esatte, ma esistono intervalli di misura, quindi ci chiediamo 17,5 millilitri più o meno quanto? Vedremo tra poco che è più o meno un millilitro. Quindi il volume del nostro cilindro di metallo, di alluminio, sarà compreso tra 16,5 e 18,5 millilitri. Vediamo come vengono fuori questi due valori, 16,5 e 18,5. Vengono fuori da questo ragionamento. Qui ho riportato su questa linea il volume del cilindro di alluminio. Anzi no, questo è il cilindro di plastica con tutte le sue tacchette. Il livello dell'acqua all'inizio era a 56,0 millilitri, poi è salito a 73,5 millilitri, ma sia il 56,0 che il 73,5 avevano l'incertezza. Avevano l'incertezza di mezza sensibilità del cilindro di plastica, no? Avevamo detto 0,5 millilitri. Quindi il volume dell'acqua all'inizio era 56,0, ma poteva essere
anche 55,5 ma anche 56,5, quindi poteva essere fino a mezzo millilitro di meno oppure mezzo millilitro di più. Stesso discorso per il volume finale, 73,5 millilitri, ma poteva essere mezzo millilitro di meno come anche mezzo millilitro di più, perché erano entrambe misure incerte. Allora immaginiamo che quando abbiamo fatto la misura di V1 e V2 abbiamo sovrastimato V2, in realtà immaginiamo che fosse la misura migliore 73,0 e immaginiamo di aver sottostimato V1, in realtà V1 era 56,5, quindi immaginiamo che V2 poteva essere 73,0, V1 poteva essere 56,5. In questo caso il volume del cilindro di metallo, cioè la sottrazione tra V2 e V1, sarebbe la sottrazione fra 73,0 e 56,5, quindi sarebbe un volume del cilindro di metallo di 16,5 millilitri. Oppure potremmo aver, diciamo, tra virgolette, sbagliato nell'altro modo, cioè V2 era 74,0 in realtà e V1 era 55,5, quindi magari andava considerato quindi che il volume del cilindro di metallo andava calcolato come 74,0 meno 55,5. In questo caso il volume del cilindro di alluminio sarebbe risultato 18,5 millilitri. Quindi, riassumendo, a causa dell'incertezza che abbiamo di mezzo millilitro sulla misura V2 e dell'incertezza pure di mezzo millilitro sulla V1, ne risulta che anche la differenza tra questi due valori, V2 e meno V1, è incerta e infatti può andare da un minimo di 16,5 a un massimo di 18,5 millilitri. La differenza, ricordiamo, che è il volume del cilindro di metallo. Quindi il cilindro di metallo è compreso tra un valore minimo, 16,5, e un valore massimo, 18,5 millilitri. Questo quindi è il suo intervallo di misura. Il cilindro di metallo è compreso fra 16,5 e 18,5 millilitri. Il valore migliore, secondo noi, è 17,5, perché è la differenza fra 73,5 e 56. Ora riassumiamo la misura del volume del cilindro di alluminio in questo modo: 17,5, valore centrale dell'intervallo, più o meno il mezzo intervallo, cioè l'incertezza, quindi più o meno 1,0 millilitri. Quindi ecco come è venuto fuori questo valore del volume misurato per immersione del nostro oggetto di metallo. In questo modo abbiamo anche capito il significato logico della regola secondo cui, quando si esegue una differenza fra due misure, V2-V1, bisogna sommare gli errori assoluti, quindi le incertezze di misura. Bisogna sommare 0,5 millilitri più 0,5 millilitri. Anche se è una differenza, bisogna fare la somma. E infatti l'incertezza finale viene 0,5 più 0,5, 1,0 millilitri, ed eccola qua. Quindi abbiamo dimostrato perché si sommano le incertezze quando dobbiamo calcolare una differenza, una sottrazione tra due misure. Quindi siamo arrivati fino a questo punto, abbiamo misurato la massa e il volume soltanto per immersione. A questo punto calcoliamo la densità dividendo la massa, 49,6 grammi, diviso il volume, 17,5 millilitri. E questa densità del nostro oggetto di alluminio porta questo valore, 283 grammi al millilitro. Ora però anche questa misura di densità non può essere una misura esatta. In fisica non esistono misure esatte, quindi deve avere un'incertezza di misura. Come calcolare questa incertezza di misura? La calcoliamo in modo semplificato con questo semplice procedimento. Ricordiamo che è un calcolo semplificato della densità. Pensiamo da un punto di vista matematico a cos'è una frazione. Una frazione quando è che è grande? Quando è grande il numeratore e è piccolo il denominatore. Viceversa, la frazione è piccola quando il denominatore è piccolo e il denominatore è grande. Quindi ci chiediamo quando è che questa frazione diventa più grande di tutti? Quando la massa che sta al numeratore è la massima possibile, quindi è 49,7.
Ricordiamo che infatti la massa del nostro cilindro d'alluminio è compresa fra 49,5 e 49,7 grammi, quindi mettiamo il valore massimo al numeratore 49,7 grammi e il valore minimo al denominatore. Ricordiamo che il volume andava da 16,5 a 18,5, quindi qua metteremo 16,5 millilitri. Quindi massimo numeratore insieme al minimo denominatore. Questo è il calcolo, 49,7 grammi, 16,5 millilitri. Risultato 3,01 grammi millilitri. Questo è il valore più grande possibile che noi possiamo ottenere con le nostre misure. Invece il valore più piccolo possibile che possiamo ottenere è quando il numeratore è il più piccolo e il denominatore è il più grande. Quindi la nostra massa variava tra 49,5 e 49,7, quindi ora mettiamo la massa minima 49,5 grammi e il volume del nostro cilindro di metallo massimo, quindi 18,5 millilitri. Otteniamo in questo modo, con la massa minima e il volume massimo, la densità più piccola, 2,68 grammi millilitro, che infatti è minore di 3,01. Quindi riassumendo, la nostra densità oscilla, cioè si trova in un intervallo di misura, quindi è incerta, si trova in un intervallo che va da un valore minimo 2,68 a un valore massimo 3,01 grammi fratto millilitri. Questa è la densità espressa in grammi fratto millilitri. Il valore migliore secondo noi è 2,83, cioè è quello che avevamo calcolato all'inizio, mettendo il valore migliore della massa 49,6 grammi insieme al valore migliore del volume 17,5 millilitri. Quindi riassumendo, questo è l'intervallo di incertezza della densità. Facendo la sottrazione tra 3,01 e 2,83 otteniamo 0,18, tra 2,83 e 2,68 0,15, quindi vuol dire che il valore migliore di densità per noi è 2,83. Poi per prudenza prendiamo l'incertezza più grande delle due, quindi più o meno 0,18 grammi su millilitri. Questo è il valore di densità, 2,83 più o meno 0,18. Potremmo scriverlo in questo modo, ma per adesso trascuriamo questa cosa. E quindi lasciamo 2,83 più o meno 0,18 grammi su millilitri. Ci chiediamo il valore atteso dell'alluminio, che possiamo trovare sui libri o in internet, rientra all'interno del nostro intervallo di misura? Cioè, noi abbiamo misurato come densità del nostro oggetto un valore che qualsiasi che si trova qua dentro, cioè per noi la densità del nostro cilindro di alluminio è un valore compreso tra 2,68 e 3,01 grammi al millilitro. Qual è il valore atteso che troviamo per esempio in internet? 2,71 grammi al millilitro. Uno potrebbe pensare che l'esperimento non torna, perché avevamo trovato 2,83. Ricordiamo, avevamo trovato 2,83 grammi al millilitro, invece in internet è scritto 2,71. Dice, allora non torna. No, invece torna, perché quando noi eseguiamo un esperimento e troviamo una misura, in questo caso di densità, non è mai un valore esatto, è sempre un intervallo di incertezza. E infatti abbiamo calcolato che il nostro intervallo di incertezza è questo, va da 2,68 a 3,01 grammi al millilitro. Allora il valore atteso, 2,71, rientra nell'intervallo, quindi l'esperimento torna. Perciò non deve essere per forza 2,83 grammi al millilitro il valore atteso, può essere anche 2,71. L'importante è che sia compatibile con l'intervallo di misura, cioè rientri nell'intervallo. Quindi, in conclusione, come abbiamo calcolato la densità del nostro oggetto di metallo? L'abbiamo calcolato in modo semplificato per due motivi. Primo, perché il volume l'abbiamo misurato nel modo più semplice, cioè solo per immersione e non attraverso la formula del volume di un cilindro, area di base per altezza, misurando il diametro, misurando l'altezza, eccetera, eccetera. E secondo motivo, il calcolo è stato semplificato perché l'intervallo di incertezza della densità l'abbiamo ottenuto nel modo più rapido possibile, che è quello di calcolare la densità massima e la densità minima, prendendo una volta la massa più grande con il volume più piccolo e poi la massa più piccola con il volume più grande. Vedremo che questo è il modo più semplice di trovare l'intervallo di densità, cioè i due estremi, densità massima e densità minima. Il modo più complicato, ma anche più preciso, è quello che si chiama la propagazione degli errori nel caso di una divisione. È un procedimento matematico complicato che adesso però non abbiamo seguito.